Per le foreste montane dell'India meridionale vagano dei giganti. I loro corpi ricordano le cime e le vette di questa antica roccaforte. Gli indigeni chiamano questo posto Anamalai, montagna elefante. Il clima unico ha creato un'oasi per una straordinaria varietà di vita selvatica. Per molti animali in via di estinzione, queste montagne raggiunte dai monsoni sono l'ultimo rifugio. Questo è il nuovo arrivato. Il cucciolo di elefante trascorrerà il suo primo anno all'ombra dei giganti. Avrà bisogno della guida e della protezione della sua famiglia per crescere vigoroso sulla selvaggia montagna elefante. La montagna Elefante si trova all'estremo sud dei Ghati occidentali, i monti che si estendono lungo la costa occidentale dell'India. Il segreto dell'unicità del clima di questo posto si trova a 150 km più a ovest. L'Oceano Indiano continua ad agitarsi, segnalando vento di cambiamenti. Sono 4 mesi che in questo paradiso perduto non cade nemmeno una goccia d'acqua. La parola monsone deriva dall'arabo e significa stagione. Nell'India meridionale il clima è molto diverso rispetto alle zone temperate. Qui la stagione piovosa, compresa tra l'estate e l'inverno, può durare anche 5 mesi. I monsoni portano finalmente sollievo dal caliginoso caldo estivo a tutte le creature che popolano la montagna elefante. È cominciata la stagione delle piogge. Milioni di litri di acqua bagneranno ogni pezzo di terra e ogni creatura vivente. Niente riuscirà a sottrarsi a questa forza della natura. I sileni, dall'alto dei loro alberi, hanno già visto altre volte tutto ciò. Da giugno fino ad agosto, ogni pomeriggio, il cielo si apre e la montagna elefante viene avvolta dall'aria fresca che segue il temporale. Quasi 1000 chilometri quadrati della montagna sono diventati una riserva naturale e i templi della giungla ci ricordano che questa zona protetta si trova proprio al centro dell'India sacra. Secondo la mitologia indù, l'elefante è l'incarnazione del potente dio Ganesh, il signore della creazione e del buon inizio. Per una mandria di elefanti indiani, è in arrivo una nuova vita. Dopo una gravidanza di quasi 2 anni, questa femmina sta per mettere al mondo il proprio cucciolo e si allontana dal resto del branco. Un tempo gli elefanti avevano a disposizione diverse giungle in tutta l'Asia. Oggi il loro regno è frammentato e la montagna elefante è diventata un prezioso rifugio.
Il branco è dominato dalle femmine. La più anziana è la matriarca. Poi ci sono le sorelle, le figlie, le zie e i maschi più giovani. A differenza dell'elefante africano, solo i maschi hanno le zanne. E il loro ruolo nella ben disciplinata società matriarcale è molto limitato. Raggiunta la maturità, vengono allontanati dal socievole mondo femminile e cominciano a condurre una vita solitaria. La nascita di un cucciolo è un evento molto atteso. Accanto alla madre il piccolo è minuscolo e indifeso, anche se con i suoi 100 kg è uno dei più grandi neonati della Terra. Per i prossimi 5 o 6 anni il cucciolo dipenderà completamente dalla madre. Dopo lo svezzamento i due vivranno insieme per altri 15 anni. La matriarca e il resto del branco tengono d'occhio gli avvenimenti da breve distanza. Presto bisognerà presentare il nuovo arrivato alla sua numerosa famiglia. Un piccolo passo alla volta, il cucciolo comincia la sua avventura sulla montagna elefante. La matriarca si avvicina, fiutando l'aria con la proboscide. L'olfatto è ciò che tiene unita la mandria, quindi negli elefanti è più sviluppato che in altri mammiferi terrestri. L'odore del piccolo viene subito memorizzato. Gli elefanti si riconoscono anche tramite i suoni, molti dei quali non sono udibili dall'uomo. Con brontolii a basse frequenze, gli elefanti comunicano fino a 10 km di distanza. Il nuovo nato trova subito il suo posto nella grande famiglia. Viene costantemente coccolato e sorvegliato dalle zie, che aiutano la sorella ad occuparsi di lui. Un cucciolo non svezzato è vulnerabile, ma per fortuna questo ha ottime guardie del corpo. Bisogna sempre stare allerta, poiché queste foreste sono frequentate da grandi predatori. Se capita loro l'opportunità, le tigri catturano i cuccioli di elefante. Con un branco così protettivo, però, le occasioni sono rare. Battere il terreno indica preoccupazione, come pure alzare la coda. Le zie tengono costantemente il piccolo fra le loro zampe, ognuna larga come un tronco d'albero. La tigre non può rischiare di ferirsi, poiché senza poter cacciare morirebbe di fame. Le piogge monsoniche andranno avanti senza tregua per i prossimi 3 mesi, nascondendo la montagna elefante sotto un velo di nebbia e nuvole. I buoni auspici e i buoni inizi del dio Ganesh si traducono in nuovi prodotti della foresta. Sopra uno dei templi, alcuni fra i primati più rari del mondo, i sileni, trovano conforto dalla pioggia in uno dei doni della stagione più avidamente attesi, i frutti dell'albero del pane. Non esistono alberi con frutti più grandi di questi, che raggiungono i 34 kg, per cui vale la pena lottare per conquistarne uno.
Questo grosso maschio dominante sta per lanciare un attacco contro un piccolo gruppo di scimmie che ha invaso la pianta. Il suo gruppo, più grande e più potente, adesso ha il totale controllo dell'albero del pane. Esiste una rigida e ben definita gerarchia che stabilisce chi può mangiare che cosa, dove e quando. Il maschio dominante è il primo, seguito dai suoi subordinati. Nonostante l'agilità dei sileni, i rami scivolosi e i frutti appiccicosi rendono l'operazione difficoltosa. I più giovani arraffano quanto possono. Ogni scimmia ha la propria tecnica. Le piogge portano immediato beneficio agli elefanti, che approfittano prontamente dell'erba fresca spuntata dopo il primo acquazzone. I monsoni favoriscono i vegetariani, ma non i predatori. Adesso la caccia di questa tigre, necessaria per sfamare i suoi cuccioli, sarà ostacolata dalla fitta vegetazione. Le prede sono sparpagliate per la giungla e praticamente invisibili. Saranno tempi duri per le tigri. Il presbite del Nilgiri non deve preoccuparsi di quanto accade a terra, poiché scende raramente dagli alberi, dove può facilmente procurarsi frutti e bacche. Per il grande bisonte selvatico indiano, per il cervo pomellato e per tutti i ruminanti, questo è un periodo di abbondanza e ricchezza di pascoli. Rigoglio portato dalle piogge compaiono gli insetti, di cui approfitta subito il perennemente affamato sileno. Lo straordinario assortimento di prede attira diversi predatori. Questa enorme Nephila pilipes, grande quanto una mano, si occupa di quelli che cadono nella sua rete. Questa lucertola approfitta di una cavalletta. La Nephila pilipes è molto più paziente e preferisce che la sua cena sia fredda. Avvolge le sue vittime in una giacca di seta e torna a mangiarle in un secondo momento. Con le piogge arrivano anche le sanguisughe.
Sembrano proboscidi in miniatura e sono ovunque. Guidati dal calore corporeo e sensibili ai più piccoli movimenti, i flessibili succhiasangue sopravvivono a spese degli elefanti. Pachiderma vuol dire dalla pelle spessa. Ma nella stagione delle piogge, quella degli elefanti non lo è abbastanza. Si tratta di una tortura annuale che i più giovani devono imparare a sopportare. I cuccioli di elefante hanno un grande cervello e imparano in fretta. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Il piccolo non se la cava bene con l'anatomia, cerca il latte dalla parte sbagliata. Gli elefanti, infatti, sono tra i pochi quadrupedi che hanno le mammelle davanti invece che dietro. In breve tempo, però, la fame chiarisce le idee del cucciolo. Succhiando quasi 10 litri di latte al giorno, il piccolo crescerà rapidamente. La neomamma è ancora molto ansiosa, ma i brontolii della matriarca, sempre nelle vicinanze, la rassicurano. Ottobre, il ritorno dei temporali monsonici ingrossa di nuovo i fiumi delle ripide pendici della montagna Elefante, e quindi le cascate. Il deflusso è rapido e provoca violente inondazioni. Per questo crotalo, rimasto bloccato mentre riposava su un sasso, l'improvvisa piena d'acqua rappresenta una sfida poco invitante. Attraversare il torrente richiede molte energie, ma come molti serpenti, il crotalo è un ottimo nuotatore. E come tutte le creature in grado di sopravvivere sulla montagna Elefante, ha imparato a farsi trasportare dalla corrente. È impossibile lottare contro le forze della natura. A valle, dove il fiume si calma, il cucciolo di elefante ha il suo primo contatto con l'acqua. I pachidermi sono privi di ghiandole sudorifere e l'acqua è essenziale per regolare la loro temperatura. Il piccolo gradisce subito questo strano e divertente elemento. Ogni cosa è nuova ed emozionante. E quando si nasce con una proboscide, ci si può divertire molto nel fare il bagno. Terminato il suo primo bagnetto, il cucciolo viene scortato di nuovo verso il branco dalle sue protettive zie. Dopo essersi rinfrescata, la madre si ricopre di terra. In questo modo l'elefante si protegge da alcuni insetti e contemporaneamente crea i presupposti per la formazione dell'habitat ideale per altri abitanti della montagna Elefante. La vespa scavatrice può approfittare della terra smossa dall'elefante per scavare il proprio nido, che in breve diventerà la prigione di questo imprudente grillo. La vespa punge e paralizza l'insetto, lo porta all'imbocco della tana e continua il suo morboso lavoro.
deporrà le uova sottoterra. Il grillo viene portato dentro la tana, immobile, ma ancora vivo. Lo segue una formica molto sfortunata. La vespa chiude il nido e segna il destino del grillo. Quando le sue uova si schiuderanno, le larve avranno a disposizione cibo fresco. Stare al passo con chi ha zampe molto più lunghe delle proprie è stancante. Dopo un'altra visitina alle mammelle della mamma, è tempo di un sonnellino. Verso mezzogiorno, quando la temperatura è più alta, tutta la mandria si riposa. Gli elefanti adulti dormono in piedi. Circondato dalla sua numerosa famiglia, il piccolo elefante è al sicuro e può dormire tranquillamente nel caldo tropicale. Nel tardo pomeriggio, il verso di un pavone sveglia il branco e rimette in piedi il cucciolo. È tempo di muoversi. Gli elefanti non rimangono mai a lungo nello stesso punto. Un esemplare adulto ha bisogno di 1 o 2 quintali di erba al giorno e mangiare è un'occupazione a tempo pieno. Sulla montagna elefante scende il fresco della sera. Anche le tigri si sono svegliate dalla siesta pomeridiana, ma devono aspettare qualche ora prima di mangiare. La madre preferisce cacciare con il favore del buio. Due maschi di elefante stanno lottando fra di loro e la matriarca tiene il cucciolo a distanza. Per i giovani pachidermi, la lotta è un mezzo per affermare la propria supremazia. L'esito dello scontro determinerà la posizione sociale dell'uno rispetto all'altro. Tra qualche tempo questi due maschi saranno costretti ad abbandonare la mandria e a cominciare la loro vita solitaria. Qui, però, è la matriarca che comanda. E quando i giovani maschi lo dimenticano, vengono prontamente ammoniti. Questo giovane è pentito ed è ancora troppo giovane per andarsene, per cui viene subito riammesso nel branco. Ci vorranno ancora diversi anni prima che sia grande abbastanza per vivere da solo nelle foreste della montagna elefante. In una terra colpita dalla deforestazione, questo posto è un santuario per molte specie rare. Il cane selvatico asiatico non è in cerca di una preda, ma di un posto in cui crescere i propri piccoli. È arrivato il freddo invernale e dicembre segna l'inizio della stagione riproduttiva. Più in alto, il bucero bianco e nero del Malabar
si trova nella stessa situazione. Anno dopo anno, questi uccelli dall'aspetto preistorico vengono a nidificare nei tronchi cavi. Con un'apertura alare di 1,5 metri, sono gli uccelli più grandi del luogo. Scegliere il nido giusto è essenziale. Il bucero maschio vi farà entrare la compagna con tutte le uova. Poi la femmina si chiuderà dentro con del fango. Anche lo scoiattolo gigante si prepara a crescere una famiglia. Raccoglie materiale per il suo nido, recidendo i rami con i denti affilati. Per molti animali, i freddi mesi invernali sono il periodo migliore per crescere i piccoli, prima che arrivi l'arsura estiva. In molti casi si tratterà di un lavoro di coppia, in altri invece no. Un maschio adulto di elefante ha ben poche premure per la sua famiglia. Il suo ruolo nell'educazione e nella protezione della prole è praticamente inesistente. Ha una visione del mondo tutta sua. Con il nuovo anno, l'albero del cotone fiorisce. I suoi vivaci petali rossi attirano uccelli e insetti, che con l'impollinazione aiuteranno la pianta a riprodursi. Le eleganti piume della coda di questo drongo sono un esempio dei mezzi estremamente evoluti con cui, durante la stagione dell'accoppiamento, le creature cercano il proprio compagno. Come le zanne per l'elefante, la lunga coda del drongo indica ottima salute. Per le femmine interessate, è la prova inconfutabile della forza genetica del maschio. Lo stesso principio spiega lo strano lembo di pelle sulla gola del drago volante. Le femmine hanno un'appendice più piccola, con la quale rispondono ai segnali dei corteggiatori. Ogni tanto i maschi rivali arrivano allo scontro, ma il più delle volte si limitano a esibire arditamente i loro lembi di pelle. Le zanne sono più che semplici ornamenti sessuali. Come il becco dei picchi, sono utili anche nella ricerca di cibo, soprattutto quando, come adesso, scarseggia. Grazie alle zanne, gli elefanti possono approfittare della corteccia e della linfa degli alberi, ricche di minerali. Ancora una volta, dalla distruzione nasce un nuovo mondo. Le piante morte creano un nuovo ecosistema che alimenta nuova vita. Nel mondo sottostante, un formidabile cacciatore segue furtivamente la sua preda. Questo piccolo serpente è un uropeltide, un intenditore di vermi. Non sono due titani, ma lottano comunque per la sopravvivenza. Con la fine dell'inverno, la montagna elefante comincia ad inaridirsi. Nella tranquilla aria di marzo, il fogliame ingiallisce e si secca.
Rettili e anfibi si rifugiano sottoterra per l'estivazione. Questa specie di letargo permetterà alle creature di sopravvivere alla torrida estate. Il cibo scarseggia sempre di più. Con oltre 60 anni di esperienza alle spalle, la saggia matriarca abbatte un albero e porta da mangiare al suo branco. Marzo e aprile, i mesi asciutti, sono duri per tutti, ma per gli elefanti lo sono ancora di più, a causa del loro enorme appetito. La matriarca mostra ai membri più giovani della famiglia come trarre nutrimento da un albero caduto. I cuccioli imparano dagli altri membri del branco, a ulteriore dimostrazione dell'intelligenza della specie. Nonostante non sia ancora del tutto padrone delle tecniche, questo piccolo sta facendo progressi. Gli elefanti hanno i loro utensili. Quando le mosche estive iniziano a infastidire, con un ramo alleviano i pruriti irraggiungibili. La proboscide di un elefante possiede oltre 50.000 muscoli, forse anche il doppio. E ci vorrebbe una vita per averne la padronanza. L'apprendimento, quindi, ha i suoi limiti. È aprile e i cuccioli del cane selvatico escono dalla tana. Sotto l'occhio vigile dei genitori esplorano il nuovo mondo. A differenza degli elefanti, il cane maschio contribuisce ad allevare la prole. Anche i maschi di bucero sono dei padri premurosi. La femmina sta covando le uova, rinchiusa nella cavità di un albero. Per avere cibo a sufficienza per lei e la sua nidiata, fa completo affidamento sul suo instancabile compagno. Il maschio rigurgita le bacche raccolte al mattino e con il suo becco di 30 centimetri consegna delicatamente i doni alla femmina. Paragonati ai buceri, i maschi di elefante sono genitori negligenti e a volte anche pericolosi. La matriarca non si fida di questo adulto e fa allontanare la mandria dal suo cammino. La famiglia è assetata e impaziente di bere. L'assura ha raggiunto la massima intensità e per evitare la disidratazione, la mandria ha sempre più spesso bisogno di acqua. La matriarca ricorda perfettamente dove si trovano gli stagni e i ruscelli e, grazie a lei, la mandria potrà superare la siccità. Durante la stagione asciutta, con la diminuzione delle riserve d'acqua, alcune tappe sono obbligate e gli incontri tra diversi gruppi di elefanti diventano sempre più frequenti. Anche se non sono uniti come in una mandria, spesso diversi gruppi appartengono allo stesso clan.
Inizialmente gli animali sono prudenti, ma in breve tempo si lasciano andare a teneri saluti, come toccare delicatamente la bocca con la proboscide. Siccità guida verso le poche pozze rimaste ogni sorta di animale. La fortuna è girata rispetto al periodo delle piogge. Adesso sono tempi duri per gli erbivori e di abbondanza per i carnivori. Per il cane selvatico, che ha diverse bocche da sfamare, avere a disposizione un'alta concentrazione di prede è vantaggioso. Anche se di piccola costituzione, il cane selvatico è un feroce cacciatore. Da solo può abbattere un capriolo senza difficoltà. I cuccioli sono perennemente affamati. I genitori ingoiano frettolosamente la carne e, tornati alla tana, la rigurgitano per la vivace prole. Tenere d'occhio così tanti piccoli è un'impresa quasi impossibile per i genitori. C'è sempre un cucciolo troppo curioso che finisce nei guai. Questo elefante maschio è in uno stato di eccitazione sessuale che può renderlo violento e imprevedibile. Potrebbe facilmente uccidere un cagnolino imprudente. I genitori riconoscono l'odore del pachiderma e si accorgono che uno dei cuccioli è sparito. Per questa volta il piccolo se l'è cavata. Il grosso maschio continuerà a vagare giorno e notte per la giungla, in cerca di una femmina fertile con cui accoppiarsi. Questo stato di irrequietezza durerà molte settimane. I frutti dell'albero del pane sono spariti e il rigoglio del periodo dei monsoni è solo un ricordo. Ma la matriarca sa bene dove trovare cibo e acqua, in ogni periodo dell'anno. Il piccolo elefante ha quasi 9 mesi e ormai è del tutto a suo agio nell'acqua. Sta imparando come vanno le cose e sta scoprendo i molteplici usi della sua proboscide. Ha molto da imparare ed è circondato da zie pronte a insegnare. Come sempre, la matriarca chiude il gruppo per controllare che non manchi alcun componente della famiglia.
Il suo olfatto percepisce ancora la presenza del maschio in calore. La fresca brezza della sera porta un po' di sollievo dalle alte temperature diurne. In questa stagione, pulci e zecche tormentano i sileni, per cui le scimmie, prima di andare a dormire, si dedicano a un'attenta pulizia. Mentre la mandria si addentra nella giungla, la femmina di bucero bianco e nero esce dal nido. Le grida celebrative per la riacquistata libertà spaventano i sileni. I canti notturni delle cicale e delle rane riempiono l'aria tropicale della montagna elefante. La mandria continua silenziosamente a pascolare anche di notte, poiché gli elefanti hanno bisogno di mangiare 16 ore al giorno. Ma non va tutto bene. Il branco è nervoso. Qualcosa si sta muovendo nella sua direzione. Il maschio in calore, ebbro di testosterone, è entrato nella radura. L'agitazione della mandria non può più essere dissimulata e la matriarca porta i membri più piccoli lontano dall'ospite indesiderato. Nel buio, il grosso maschio sceglie un giovane e remissivo elefante. Si tratta di un maschio, però, e non è quello che il pachiderma stordito dagli ormoni sta cercando. La sua attenzione si sposta sui membri femminili del branco. È un intruso pericoloso, ma affascinante, e l'aria è pervasa dal suo odore. Dovranno passare almeno altri 15 anni prima che anche il cucciolo diventi uno sconosciuto nella notte. Alberi, un bucero grigio del Malabar sta nidificando in un tronco cavo. Per un affamato varano del Bengala si tratta di una ghiotta opportunità. Il rettile aspetta che l'uccello maschio si allontani, poi entra in azione. Il varano del Bengala misura 1,5 metri dalla testa alla coda, ma riesce a infilarsi praticamente ovunque. Il bucero grigio troverà il suo nido vuoto. Spesso il gigantesco bucero bianco e nero, al posto delle bacche, porta al nido un po' di carne. Stavolta si tratta di un topo. Durante la reclusione la femmina ha usato tutte le sue pinne per imbottire il nido e adesso deve aspettare che cresca il nuovo piumaggio. Chiudere la madre nel nido è un efficace espediente contro predatori come il varano. Il bucero bianco e nero sa bene come si depredano i nidi, poiché lo fa anche lui. Gli elefanti non hanno una stagione dell'accoppiamento e possono andare in calore in qualsiasi periodo. Alla fine della stagione asciutta, una delle femmine della mandria è matura. Tra gli elefanti il corteggiamento è molto semplice. La femmina in calore lascia un'irresistibile scia odorosa e il maschio eccitato risponde all'invito.
Questo maschio non ha bisogno di incoraggiamenti e separa una delle zie dalla madre con il cucciolo. Senza troppe cerimonie, il pachiderma si alza sulle zampe posteriori. In 45 secondi l'atto è concluso. Se tutto andrà bene, fra 22 mesi la montagna elefante assisterà all'inizio di una nuova vita. Le stagioni hanno concluso un altro ciclo. Presto torneranno le piogge e il piccolo elefante affronterà di nuovo alluvioni, siccità, abbondanza e scarsità di cibo. Se sopravviverà a tutte le sfide della natura, probabilmente affronterà i monsoni altre 60 volte e fra una ventina di queste perpetuerà la propria stirpe. Su questa roccaforte montuosa, l'elefante asiatico rimane il signore della creazione. Come Ganesh, il dio del buon inizio, gli elefanti di Anamalai, la montagna elefante, governano il proprio mondo creando e coltivando nuova vita.